si presenta con la prima nata, la Formentor. Non più un sottobrand di casa Seat, finalmente si mette in proprio a tutti gli effetti. Un marchio di conquista che va alla ricerca di una clientela trasversale a scapito di brand storici del panorama premium e non, e con l'obiettivo per l'Italia di diventare in tempi brevi il terzo mercato europeo. Ad inaugurare questo nuovo percorso, un SUV sportivo, equilibrato ed emozionante. Fin dal primo sguardo i designer Cupra hanno trovato il giusto disegno per catturare lo sguardo. Un'estetica molto personale caratterizza le linee esterne, anche se i richiami allo stile Seat sono evidenti. Il risultato è una vettura che in mezzo ad un segmento così affollato come quello dei SUV coupé riesce a distinguersi. Non deludono le prestazioni, i 310 cavalli del motore che utilizza tutto il meglio della sapienza tecnica del gruppo Volkswagen sono in perfetta sincronia con il cambio di ESG a doppia frizione ed il sistema di trazione integrale 4Drive. Una scelta sperimentata già varie volte sulle cugine tedesche e che beneficia quindi di grande affidabilità. Numeri alla mano, Cupra Formentor riesce a coprire lo scatto da 0 a 100 km orari in 4 secondi e 9. Prestazioni davvero super sportiva, ancora più apprezzabili se conditi con uno spazio interno che permette alla vettura un utilizzo quotidiano. L'abitacolo è ben curato, i materiali non hanno nulla da invidiare alle cugine teutoniche e sono caratterizzati da piccoli tocchi personali che evidenziano lo stile pronunciato del marchio. Per chi è affascinato dall'estetica sportiva ma non ha bisogno di tutti quei cavalli, è possibile trovare su Formentor un ampio ventaglio di motorizzazioni, anche strizzando un occhio all'ambiente. È in arrivo infatti anche un ibrido plug-in con 245 cavalli e 50 km percorribili solo in elettrico. Un ottimo compromesso tra economicità di utilizzo e piacere di guida. Se il buongiorno si vede dal mattino, benvenuta Cupra!